Pennisi in Musica è un luogo perfetto, una masterclass che ti dà la possibilità di conoscere tante persone, di entrare a contatto con grandi maestri. L'opportunità più grande è quella di poter suonare in questa res. Quest'anno 44 ragazzi seguono una certa quantità di lezioni e costruiscono RES, che non è altro che una camera acustica che consente di amplificare la musica classica per ottenere l'ascolto in campo aperto. In un giardino di 6.000 metri quadri siamo in grado di costruire dal niente il perfetto festival di musica classica all'aperto. La RES è uno strumento e noi siamo i musicisti della RES, quindi siamo gli artisti e gli utai della RES. Col tempo abbiamo imparato a conoscerci, a condividere comunque questo spazio con tutti i musicisti che ti girano attorno, che suonano. Tutte le discipline sono unite e complementari. Ed è bello proprio vedere l'unione di questi due lavori. Il lavoro dei musicisti di mettere a punto il pezzo e invece il loro lavoro di mettere a punto la RES. In 8 giorni si deve fare l'impossibile per far sì che un evento possa avvenire. Non succede molto spesso di vedere una cosa fatta su carta, realizzata in così poco tempo e poi con le proprie forze. È stato surreale, devo dire la verità, non me l'aspettavo. È stata più che altro una sfida contro me stessa. Mi è piaciuto tantissimo, innanzitutto, il fatto che si usasse il legno. C'è anche molto stress, però ne vale sempre la pena. Quando arrivi a Villa Pennisi tutto si trasforma. Ti svegli la mattina, ti infili le scarpe da lavoro e vai su un cantiere. Nel mondo reale non esiste Villa Pennisi, vibra tutto. Thank you.